c'è una foschia incredibile. Io non so cosa verrà fuori da questa puntata, ma i veri viaggiatori non si fermano certo di fronte a un po' di nebbia, vero? Anche una giornata come questa può rivelare del suo fascino, perché poi alla fine dipende sempre dalla nostra attitudine, no? Certo, col sole sarebbe stato forse più divertente. Komoot, che come al solito non smette mai di stupirmi, perché come potete vedere questa è una strada non asfaltata che vi permette di tagliare la statale abbastanza trafficata, percorso costruito da zero ancora una volta. Ho fatto una piccola deviazione che spero non vada a incidere troppo sulla già complessa traccia che ho qui davanti, perché adesso mi aspetta una salita che non avevo proprio calcolato. Però molto bello, molto molto bello, molto suggestivo, ecco. Dopo una salita breve, neanche tanto lunga, ma abbastanza noiosa, perché siete proprio sulla statale, addirittura attraverserete un passaggio che vi porterebbe in autostrada se foste in macchina, vi ritroverete ad affrontare una piccola deviazione verso la foresta del Cansiglio. La giornata continua ad essere molto nuvolosa, ma i panorami comunque meritano. Vediamo cosa ci aspetta adesso. Ecco, ricordatevi che, a meno che voi non siate Vincenzo Nibali o abbiate la potenza del meraviglioso Marco Pantani, affronterete, per adesso siamo a 1 chilometro, con pendenza fissa al 21 e picchi al 23. Io personalmente, come potete ammirare e come potete immaginare, sto spingendo perché così non si può. Salita costante ma abbastanza percorribile, perché la media è intorno all'8-9%, quindi davvero si riesce tranquillamente ad arrivare fin dove? Fino alla deviazione di Sant'Anna, questo paesino, e dietro di me credo l'abbiate già vista, c'è un reperto boomer.
Tanti fattori che rendono questa giornata irripetibile. Primo tra tutti potrà sembrare assurdo, ma l'assenza di sole, questa nebbiolina che poi in realtà credo che siano nuvole basse, rendono tutto il percorso a tratti mistico, perché davvero ritrovarsi da solo nella foresta è meraviglioso, almeno per me. E la seconda cosa, e questo è un fattore legato alla fortuna o alla sfortuna, dipende sempre dai punti di vista, l'assenza di neve, l'assenza di pioggia ha creato un terreno molto compatto, quindi anche in bicicletta, anche con una gravel, le gomme sono quelle di serie della Trek Checkpoint, si riesce tranquillamente a passare, a passeggiarci su. In alcuni pezzi c'è da fermarsi e spingere, però la raccomandazione è questa: come sempre valutate con molta attenzione prima di infilarvi in questo percorso, nel caso in cui vogliate utilizzare la mia traccia. Io avevo già preventivato nel computo totale delle ore che avrei impiegato per ritornare al punto di partenza la possibilità, anche nel mezzo della foresta, di dover tornare indietro e rifare la strada a ritroso. E viva l'avventura, ma mi raccomando, siate sempre molto prudenti, perché soprattutto per noi che viaggiamo e ci spostiamo in solitaria, queste cose vanno sempre valutate con molta attenzione, altrimenti diventiamo incoscienti e questo non è giusto. Comunque è davvero spettacolare. È incredibile come a tratti di pedalata semplicissima, perché la strada, come vi dicevo poco fa, è completamente pulita, pur essendo una strada forestale, diciamo così, si alternino tratti in cui, come potete vedere, la neve è talmente tanto alta che la piccola lì sta su in piedi da sola. Gli ultimi, credo, 4 km, 5, ma forse sto solo farneticando, sono praticamente riassumibili con questa frase: scendi dalla bici, risali sulla bici, perché la neve aumenta tanto e i tratti invece percorribili diminuiscono.
è un rischio che ho voluto correre. Non ho fatto più andare il drone perché, come credo possiate vedere, adesso la nebbia è aumentata tantissimo. Valutate veramente molto molto bene prima di fare questo percorso in inverno, soprattutto per la presenza della neve. Adesso devo tornare al punto di partenza, però. C'è scarsa luminosità, la nebbia sta scendendo velocemente, il buio altrettanto. Sto usando il telefono in questo momento. Come potete vedere davanti ho addirittura due faretti, il terzo lo accenderò tra poco. La luce che ha un fascio luminoso meraviglioso, è molto potente, ma soprattutto dietro ho sia il Varia, il Garmin Varia, che una luce di segnalazione. In più, per la vostra gioia, eccomi qua, guardate che bellezza. Ero particolarmente felice, adrenalinico, insomma, prima di partire. Credo che dalle immagini iniziali qualcosa si intuisca dal mio sorrisone, perché per la prima volta stavo affrontando una foresta, avrei incontrato una foresta, anche se non conoscevo l'entità della bellezza poi della foresta del Cansiglio, ma soprattutto per la prima volta mi sarei ritrovato a passeggiare, a pedalare in un'area wilderness. Ma adesso, come al solito, vi spiego tutto. Benvenuti viaggiatori, sono Frank, come ogni giovedì ci ritroviamo qui sul canale. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e se vi è piaciuto questo episodio per raccontare di viaggi in solitaria, in gravel, in bici, di conseguenza Cycling Series. Questa è la serie che continua ad avere anche un po' di successo, di questo vi ringrazio proprio qui sul canale. Commenti, considerazioni rispetto a quello che avete già visto, fatelo, vi prego, mi fa piacere scambiare sempre due chiacchiere con voi proprio qui sotto. Traccia che trovate completa su Komoot e appunto nel link che c'è in descrizione. Aree wilderness, aree che non, di cui non conoscevo l'esistenza, aree wilderness che trovate non solo al confine tra il Friuli e il Veneto, questa è la zona in cui ho pedalato nella foresta del Cansiglio, appunto, ma che trovate anche su wilderness.it, credo che sia questo il sito. Fate una dovuta ricerca prima di su Google, appunto, prima di digitare direttamente l'indirizzo, ma credo che sia proprio quello. Vi indica tutte quelle aree in cui la presenza dell'uomo non è che non c'è, nel senso che le aree sono accessibili, ma è talmente tanto limitata che permette la naturale evoluzione, crescita della natura stessa, degli alberi, delle piante e anche degli animali. È stata un'esperienza meravigliosa. Certo, va detto, ve l'ho già detto durante l'episodio stesso, è stato anche molto faticoso perché ovviamente quello che avete visto è un 10 minuti, è un sunto di quello che è successo durante tutta la giornata. La neve era tanta, soprattutto poi una volta che mi sono spostato, che ho fatto il giro, diciamo così, della foresta, della montagna, no? Che un po' creava delle zone d'ombra e quindi la neve si è accumulata con maggior prepotenza, con maggiore intensità ed è stato molto più difficile passare. Al volo diamo un occhio su Komoot, semplicemente perché credo che la partenza l'abbiate intuita, è stata proprio quella della città di Vittorio Veneto, città meravigliosa che non conoscevo. Percorso che tutta la prima parte si dimostra abbastanza semplice. Un piccolo strappettino troverete in questa zona, credo che Komoot in questo caso, essendo una traccia che ho ricreato da zero completamente, senza ispirarmi ad altre tracce già presenti, mi abbia semplicemente fatto tagliare per evitare via Cansiglio, che è questa che vedete qui in giallo, no? La vedete, c'è la mano che probabilmente allungando un pelino, andando a Farra dal Pago e facendo la via un po' più larga, lo strappo non è così intenso, perché questa parte che sto evidenziando in questo momento è quella che avete visto in cui spingo veramente la bici, perché pedalare con pendenze che vanno al 23-24% su una bici da grava e carica, io personalmente non ho questa attitudine atletica. Per il resto, sono a vostra disposizione, lasciate un commento, lasciate un messaggio qui sotto, scrivetemi se volete sotto le foto che solitamente pubblico su Instagram, il link lo trovate qua, come sempre, anche in descrizione. Grazie per l'affetto che mi state dimostrando, mi fa tanto tanto piacere che i video, gli episodi vi stiano, come dire, coinvolgendo così tanto. Condividete, l'avete già fatto e sta diventando anche questa una bella cosa, questo episodio, se vi è particolarmente piaciuto, con i vostri amici viaggiatori o gravellisti, gravelloni. Gravellati? Vabbè, ciclisti, noi ci vediamo come sempre giovedì prossimo, 18:30 puntuali su YouTube. Grazie per il vostro tempo.